L'umiltà è chiamare le cose con i loro nomi, non è dire ah, io non ho nessuna qualità, perché quella, nella Chiesa Cattolica, questo atteggiamento si chiama bugia. Impara a conoscerti, tu hai delle qualità, non le hai tutte, ma alcune qualità le hai, riconoscile e ringrazia Dio di averle. Capite cosa vuol dire essere pieno di Spirito Santo? C'è qualcuno che ha in maniera sovrabbondante alcune caratteristiche, va bene? Carlo Maria Martini, noi diremmo, è un uomo pieno di Spirito Santo, perché ha un carisma particolare. Quello no, io sono suo discepolo di un'altra cosa. Mi spiego? Lui ha una chiarezza di visione delle cose e una paresia interiore, per cui ormai le cose con estremo riservo, delicatezza, le dice, e chi le deve intendere, le intende. Noi non abbiamo ancora nell'episcopato italiano una figura che sia pari come carisma. Adesso forse riusciamo a capire cosa vuol dire pieno di Spirito Santo. Ma Padre, Figlio e Spirito Santo, come si realizza in quello che lei ci dice? Quando faremo il trattato sulla Trinità, allora spiegheremo meglio, ma esiste nella teologia trinitaria un concetto che viene espresso con la parola greca pericoresi. È il Figlio che si incarna e diventa Gesù Cristo. Sì o no? Ma in questa azione sono presenti tutti e tre. Il Padre crea l'universo, ma in quell'azione sono presenti tutti e tre. I carismi sono dati dallo Spirito, ma in questa azione sono comunque presenti tutti e tre. Perché il nostro vecchio Paolo, qualche volta anche brontolone, forse un po' acido perché la moglie gli ha detto vai, vi sono diversi carismi. L'avevo aperto all'inizio della nostra conversazione, mi serve adesso. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Kyrios, Gesù. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Quando si entra nel mistero della Trinità è sempre un problema. Chi se ne intendeva diceva De Trinitate quinque nociones, quattro processiones, tres persone, duo nature, unus Deus, nulla probatio. Cioè tu hai per rivelazione queste cose e basta, ma non c'è nessuna dimostrazione. Fino a Gesù Cristo si sapeva che c'era un solo Dio. Gesù Cristo dice, quello è mio Padre. Siamo due? No, io e lui siamo una cosa sola. Tu comincia a guardare Cristo. Poi dice, ti sono rimessi i tuoi peccati, balle, perché solo Dio può rimettere i peccati, affinché sappiate che io posso rimettere i peccati, dico a te, ma tu cominci a guardare fisso e cominci a dire, uno più uno uguale a due, ma qui uno più uno uguale a uno, in matematica non mi torna. Avanti. Il Padre agapa il Figlio agapa il Padre, ma quell'agape è una persona, non è una qualità. Non è che Dio abbia la qualità di saper amare. Lui è. È questa realtà che però in relazione il Padre e il Figlio non è una relazione,
è una persona che si chiama Spirito Santo. E noi stiamo perdendo la bussola. Perché noi siamo abituati a pensare alla persona e alle sue qualità. Mentre in Dio le qualità sono Lui stesso. Detto in termini poveri, è l'inabitazione di Dio in ciascuno di noi. A Gesù è scappata la battuta, poi non l'ha più ripresa, ma gli è scappata quando dice: voi siete dei. E spiega perché dice: Dio vi abita. E Dio non è singolo, è trino. Quindi tu hai il Padre, il Figlio e lo Spirito che sono lì che ballano dentro di te e non te ne accorgi. Quando i nostri preti dicevano: il peccato mortale rompe il rapporto di grazia con Dio, cosa dice? Che Dio non c'è più dentro di te. La riconciliazione ti riporta ad avere questa inabitazione dello Spirito, del Padre e del Figlio. È importante che lo Spirito abiti in noi insieme con il Padre e con il Figlio? Sì o no? Sì. E perché? Allora, perché per penitenza voi oggi nel pomeriggio vi leggete il capitolo 8 della lettera ai Romani? E lì capite benissimo un concetto che è di uno splendore assoluto. Se lo Spirito abita in noi, ricordatevi che quello Spirito è lo stesso che ha risorto Gesù Cristo dai morti. E se quello Spirito abita in noi, siamo certi che risorgeremo anche noi. E quindi, se vuoi avere fede nella tua risurrezione, devi fare esperienza dello Spirito. Come si fa a fare esperienza dello Spirito? Cucù. Paolo dice, sempre nella lettera ai Corinti: uno non può dire Gesù Cristo è il mio Kyrios se non è inabitato dallo Spirito Santo e da Dio. Che cosa significa dire Gesù Cristo è il mio Kyrios? Gesù Cristo è colui che ha su di me l'ultima parola su tutto. Cosa pensa il tizio sull'aborto? Cosa pensa il caio sull'aborto? Cosa pensa il tizio sulle cellule embrionali staminali? Cosa pensa il caio? Ok, è Cristo. Quindi noi ascoltiamo l'opinione di tutti, ma l'ultima parola è la sua. Questo significa confessare Gesù Cristo come Kyrios. Cosa? Paolo dice: guardate che chiamare Dio Abba significa che è lo Spirito dentro di te che chiama Dio così. E voi dite: ma se io do 100 euro a un musulmano perché dica Dio Abba, quello lo dice nei vecchi 100 euro. Comprendiamo che non è questo il discorso che fa Paolo. Ma cosa vuol dire chiamare Dio Abba? Papi, non padre. Abba vuol dire papà. Provate ad analizzare il bambino piccolo. Bambino piccolo ha sensi di colpa. Siamo noi adulti che li facciamo venire. Voi avete il senso di colpa. Se ce l'avete, non chiamate Dio Abba, perché le cose non vanno d'accordo. Allora incominciate a buttare via il senso di colpa. Perché nel cristianesimo non esiste. La stessa confidenza che c'è fra il bambino piccolo e suo padre
Questa confidenza, se noi ce l'abbiamo, significa che lo Spirito Santo e Gesù Cristo e Dio stesso che stanno operando in noi. Beh, signori miei, lasciate spazio che lavori. E per lasciare spazio che lavori, la prima cosa che dovete fare è buttare via i sensi di colpa. Tutti. Ma io in passato, e chi se ne può interessare di meno? Che cos'è il perdono nel cristianesimo? Un lavaggio? Tu hai un bel lenzuolo che si chiama coscienza, l'hai sporcato come peccati, Dio te li ha lavati, ma il lenzuolo è quello sbagliato. Il perdono è crea in me un cuore pieno di vita. Il perdono è creazione nuova. Tuo mondo interiore che ha commesso quel peccato non esiste più, non c'è. Quel lenzuolo Dio te l'ha preso e te ne ha dato uno nuovo, col tuo stesso nome. Però anche certe mentalità della Chiesa potrebbero essere tolte per non creare tanti troppi pericoli. Perché mi ricordo da bambina, guarda dentro di te e lascia stare la Chiesa. Tu fai quello che devi fare, che per quello che riguarda la Chiesa siamo già abbastanza noi a combinare disastri. Perché però io non intendevo in quel senso, cioè intendevo proprio nella crescita, certo, anche. Ma certo, ma i genitori come noi cosa hanno fatto? Ci hanno riempiti di complessi ed erano convinti di fare bene. Allora noi persone adulte ringraziamo i nostri genitori dell'educazione che ci hanno dato, perché guardate che ci hanno dato il meglio che potevano. Poi noi persone mature riusciamo a dire questo no, questo sì. Alla linea 26 volevo mostrarvi come, solo con pochissimi esempi, perché gli esempi sono enormemente di più, sono molto più numerosi, io vi ho messo solo alcuni esempi dove voi vedete che Gesù ha la stessa mentalità di Pietro. Prima il braccio verticale, poi quello orizzontale. In quei brani lì, dal 27 al 31, io vi ho portato solo qualche esempio dove Gesù, prima di fare qualche cosa di orizzontale, prega. Al capitolo 5 di Luca, prima della guarigione del paralitico, Gesù prega. Prima della scelta dei dodici, Gesù prega. Prima della trasfigurazione, Gesù prega. Prima di insegnare il Padre nostro, Gesù prega. La riga 26, cioè prima la preghiera. Andate alla linea 25. Voi sapete leggere i testi in maniera molto bella a livello materiale. Allora, nella Bibbia è scritto: Dio non esiste. E poiché la Bibbia è parola di Dio, dice la verità, allora per davvero Dio non c'è. Solo che prima della frase Dio non esiste è scritto: lo stolto dice. Leggere il contesto vi aiuta a capire. Molto spesso i politici, per scusarsi, non dicono sempre ma quella frase non dava estrapolata, bisognava lasciare il contesto. Quello che noi abbiamo detto in Atti capitolo 6 è la posizione della Chiesa delle origini. In che anni siamo più o meno qui? Forse anche prima. Normalmente gli specialisti degli Atti degli Apostoli dicono che qui siamo verso gli anni 40. Proviamo a vedere invece verso la fine del primo secolo come la Chiesa stabiliva i criteri per il ministero.
criteri per scegliere le persone adatte a quel ministero e sono tutti maschi. Vi chiedo. Proviamo a leggere adesso, verso la fine del primo secolo, come stavano le cose. Chi scrive non è Paolo, anche se chi scrive vorrebbe che i lettori leggessero quanto scrive come se fosse scritto con l'autorità di Paolo. È degno di fede quanto vi dichiaro. Se qualcuno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Ergo sarebbe opera. È diverso, perché in italiano la parola lavoro vuol dire 8 ore e poi si torna a casa. Bisogna infatti che l'episcopo, e adesso incomincia, sia irreprensibile, marito di una sola moglie, non farfallone, una moglie, e se resta vedovo, resta vedovo, sobrio, prudente. Non tutti i vescovi sono così. Sobri sì, prudenti no. Dignitoso, ospitale, adatto all'insegnamento. Non dico niente. Non dedito al vino. Non violento, ma indulgente, non litigioso, non attaccato al denaro, che sappia ben governare la propria famiglia e tenere i figli in sudditanza con grande dignità. Poiché se uno la propria famiglia non sa governare, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Nessun vescovo è capace di avere la cura della Chiesa di Dio oggi, perché nessuna famiglia. Come notate, dunque, nella fine del primo secolo abbiamo vescovi sposati. E quello che è successo una volta nella Chiesa può ancora succedere. Per il momento la Chiesa non sente la necessità di ripristinare questa caratteristica. Non sia però un neofita. No, neofita significa appena battezzato. Però volete una piccola cattiveria? Ambrogio. Io ho fatto il seminario, la teologia, in 5 anni, più tutte le università che mi sono beccato. Ambrogio invece ha fatto tutto in una settimana. Perché? Battezzato. È diventato vescovo una settimana di distanza, quindi era neofita, eppure è riuscito da Dio tanto che condiziona ancora la riflessione sulla fede oggi. Quindi queste sono norme molto generali, le eccezioni ci possono essere. Non vi sia però un neofita per timore che, qui ve l'ho tradotto a litera, che non gonfio d'orgoglio nella condanna incorra del diavolo, perché così è scritto in greco. Allora, perché? Per timore che non incorra nella condanna del diavolo poiché si è gonfiato d'orgoglio. Questo è l'evangelo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non in discredito cada e nei lacci del diavolo. Se notate, questo è un elemento che viene dalla Chiesa primitiva. Se voi notate, dunque, la Chiesa deve stare molto attenta a non valutare le persone solo e unicamente per i valori di fede, ma deve anche valutare le persone per i valori umani. Perché se uno dei criteri è che abbia buona testimonianza anche da quelli di fuori,
il diacono, il presbitero e l'episcopo devono avere anche delle qualità umane, e se no bisogna coltivarle. Non le coltiva, non lo ordini prete, punto. Qui forse c'è un aspetto che non sempre viene rispettato, non sempre viene rispettato. Non a caso il diritto canonico prescriverebbe che i vescovi, tra le tante altre cose, abbiano un titolo di studio, perché che piaccia o meno, a livello umano un titolo di studio, quindi una competenza riconosciuta, è una cosa importante. I diaconi, ugualmente siano dignitosi, non doppi nel parlare, né avidi di turpe guadagno, e sinoltre devono conservare il mistero della fede in una coscienza pura, perché il primo compito dei diaconi è predicare. Il primo compito dei diaconi è predicare. Il laico non può predicare. In tutti i documenti della Chiesa è scritto che il laico non può fare l'omelia, punto. Diacono sì, e sarebbe il suo compito principale. Anch'essi vengano prima sperimentati, e quindi vuol dire che dovranno essere sperimentati anche gli episcopi, che c'è quell'anno. Anch'essi vengano prima sperimentati e quindi esercitino il loro ministero se sono irreprensibili. Quella volta c'erano le donne diacono, alla stessa maniera le donne siano dignitose. E adesso alla linea AA sappiamo cosa vuol dire non doppi nel parlare. Non vuol dire solo non essere bugiardi, ma significa non essere calunniatori. Perché AA viene riletto alla luce di LL, non calunniatrici. Sobrie. Cosa vuol dire sobrie? Linea BB, non devi capire. Si vede che una volta era la droga di allora. Piacere. Fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie. E perché non si dice la moglie sia moglie di un solo marito? Perché questa lettera è scritta in ambito palestinese, dove la donna non poteva farla furba e il marito sì. E allora per la donna no, ancora niente, perché non poteva, non aveva nessuna capacità giuridica. Ma per l'uomo che aveva la capacità giuridica arriva l'ordine, le cose devono stare così. Sappiano governare bene i loro figli e le loro case. Il motivo lo abbiamo visto per i vescovi. I vescovi alla linea N, versetto numero 5. Se uno non sa governare la propria casa, come può governare la comunità di Dio? La stessa cosa per i diaconi. Perché? Perché anche i diaconi erano responsabili di comunità, cioè facevano i parroci. E questo noi lo sappiamo dal capitolo 16 della lettera ai Romani, dove addirittura è una donna che fa da parroco a Cenchre, la città vicina a Corinto. Infatti quelli che avranno ben servito si acquisteranno un grado onorifico e molta sicurezza nella fede che è in Cristo Gesù. Ultimo elemento della linea EE del primo foglio: imposero loro le mani. E cos'è questa imposizione?
posizione delle mani, noi abbiamo un chiarimento alla linea 39 del secondo foglio. C'è questo scrittore sacro che vorrebbe avere la stessa autorità di Paolo, e ce l'ha, che dice a Timoteo: non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato conferito per indicazione dei profeti. Non abbiamo più la comunità che sceglie i sette, ma alla fine del primo secolo sono questo gruppo carismatico che dice: quella è una persona degna. Oggi sono i professori e gli educatori del seminario, ma vi giuro che non siamo profeti. Per indicazione dei profeti, con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. Collegio dei presbiteri, perché il collegio dei presbiteri è quel gruppo di preti dentro al quale c'è l'episcopo, ma il collegio è importante. E finisco e andiamo. Quando Paolo a Mileto, vi dicevo, chiama indifferentemente quel gruppo presbiteri ed episcopi, sembra che l'episcopato una volta venisse esercitato per un periodo di tempo e basta, per cui c'era la rotazione all'interno di quel gruppo. Pax Vobis, buona quarta domenica.